Non c'è giovedì senza Onda Strike. Buonasera ai nostri amici sportivi e buonasera a Valerio Di Fonso Buonasera. e a Claudio Pacella. Buonasera Andrea, buonasera telespettatori. Siamo alla vigilia quasi di Inter-Juventus, grande partita che chiuderà la prossima, diciamo, il prossimo match, la prossima giornata del campionato di Serie A. Posticipo serale domenica, occhi puntati sul Derby d'Italia, ma prima, come al solito, diamo spazio alle vincite che ci sono arrivate e qui un grande applauso, e credo che Claudio Certo, concorderà, certo, Valerio Di certo. Fonso, che le ha indovinate tutte, che però non ha vinto perché non le hai giocate, No, no, se no non uscivano. Va bene, qui lei Sulle però. qualificazioni europee abbiamo Sì. scoperto Valero, un esperto. Sì, davvero. Allora, la vogliamo rivedere la schermata che ci aveva proposto la scorsa settimana Valerio Di Fonso. Eccole qui. Sì, è una schedina non complicata, diciamo la verità, però abbiamo intuito gare che sembravano scontate, ma invece non lo sono state. Tipo Islanda-Lettonia, avevamo detto di un'Islanda che era già qualificata e poteva apparire appagata, e infatti abbiamo giustamente messo la doppia chance e è finita 2-2 la partita. Una gara complicata anche questa, quella della Germania con la Georgia. La Germania si è inchiodata sullo 0-0 per buona parte della gara, è andata in vantaggio. I georgiani però hanno ripreso i tedeschi, che alla fine hanno segnato il 2-1 a 10 minuti alla fine. Per il resto, tutto secondo pronostico, gare scontate le restanti 4. Bravo il nostro suggeritore, ora tu sai che probabilmente passeggiando per il corso in tanti ti chiederanno i risultati, no? Ma li potrete vedere anche questa sera su Onda Strike. È un atteggiamento gratuito, spontaneo, perché effettivamente le vincite che arrivano sono vincite effettive, invece Valerio concorre per far vincere, però è il nostro spirito, quindi Sì, di nuovo bravo e un plauso a Valerio. Andiamo invece alle vincite che ci sono arrivate. Claudio, ce n'è una da 300 euro. parliamo di quella con 3 euro. Ha giocato le 7 gare sempre per le qualificazioni all'Europeo, giocando Belgio-Israele 1 più over, finita appunto 3-1, Olanda-Repubblica Ceca-Gol, Bulgaria-Azerbaigian 2-0, che era nel nostro girone, Lettonia-Kazakistan non gol, come Turchia-Islanda, Italia-Norvegia 1 più over 2-1 dell'Italia e il 2 della Croazia a Malta. Poi l'altra schedina con 5 euro, 100 euro, 101, giocando 2 più over dell'Inghilterra-Lituania, Estonia-Svizzera 2 fisso 0-1, 2 più over anche dalla Slovacchia-Lussemburgo, X2 alla Spagna, qui magari poteva anche giocare il 2 fisso vista la forza della Spagna, e 1 all'Italia-Norvegia, come sappiamo, con 5 euro, appunto 100 e 1 Bellissimo. euro. Poi ce n'è un'altra da 166 euro vinti, 2 euro giocati. Sì, lo scommettitore ha puntato molto sulla Rega Pro, lo vediamo dall'1 fisso in Reggiana Renate, ma si è concentrato anche su alcune partite europee, in particolare il girone dell'Italia, over 1,5 a Croazia-Bulgaria e soprattutto il risultato esatto di Azerbaigian-Italia. Complimenti, perché ha preso l'1-3 degli azzurri in terra azera. Quindi una schedina non semplice, sia per il risultato esatto sia per la Lega Pro, che non è una competizione scontata. Bene, non abbiamo vincite elevate per questa settimana, ma ad esultare sono i nostri opinionisti che stanno diventando di settimana in settimana più bravi, quindi complimenti. E noi vi invitiamo sempre a inviare le vostre vincite sui profili Facebook di Onda TV, di Strike sul Mona, anche le vincite che non sono tali, cioè quelle dove l'importo vinto sfugge magari per una partita, noi le commenteremo. Quindi inviate tutto, vi raccomando, aspettiamo sempre tante sollecitazioni sulla rete sociale di Facebook a tal proposito. Bene, voltiamo pagina. Valerio, altra schermata, speriamo che sia tutta vincente. Come quella del turno scorso, delle nazionali, partiamo dalla Serie A. Sì, iniziamo con Bologna-Palermo. Pronostichiamo un X perché sono due squadre che non stanno attraversando un ottimo momento di forma. Il Palermo, tra l'altro, fuori casa non è che convince più di tanto.
e il Bologna invece fatica a segnare, quindi ci aspettiamo una X al Dall'Ara. Atalanta forse troppo facile questa domenica? Beh, il Carpi comunque sembra in ripresa, soprattutto dopo la vittoria contro il Torino, però l'Atalanta in casa sta dando ottimi segnali in questa stagione e quindi pronostichiamo un 1 per i nerazzurri Reja. Inter-Juventus forse ci sta facendo sfuggire un altro big match, Sì. quindi attenzione a Napoli-Fiorentina. Sì, è ben detto Andrea, sta passando un po' in secondo piano, un match importante fra due squadre in salute, due squadre che giocano il miglior calcio d'Italia in questo momento e proprio per questo ci aspettiamo tanti gol dalla partita del San Paolo e pronostichiamo per 2,5. Coraggiosissimo, arduo il nostro Valerio che fra poco ci farà vedere il risultato esatto di Inter-Juventus. Però per il momento andiamo avanti e cambiamo anche scena. Il Liverpool in trasferta ce la può fare, Valerio? Il Liverpool ha cambiato allenatore, ha chiamato sulla sua panchina Klopp, un tecnico che ci sa fare con i giovani, il Liverpool ne è pieno, però ha avuto giustamente poco tempo per lavorare con tutta la squadra, fra impegni le nazionali e sosta, quindi pronostichiamo un X2 del Liverpool a Londra contro il Tottenham. Il Chelsea ospita l'Aston Villa, qui dovrebbe essere una imposizione quasi certa. Eh beh sì, anche perché se il Chelsea non riuscirà a vincere contro l'Aston Villa sarà davvero in bruttissime acque perché sta navigando nella zona medio-bassa della classifica della Premier. Mourinho è chiamato alla vittoria e non può assolutamente sbagliare contro l'Aston Villa e pronostichiamo 1. Non dovrebbe fallire anche il Real in questa giornata. No, il Real pure tornato alla pausa, è una squadra carica e contro il Modesto Levante pronostichiamo 1 o più per 2,5, ovvero una partita dove il Real riuscirà a imporsi a suon di gol e ce ne dovrebbero essere almeno 3. E Valerio dice un bel pareggio fra Deportivo e Athletic Bilbao. Sì, il Deportivo la sorpresa di questa liga in questo momento, neopromossa, si trova in zona Europa, e invece c'è un Athletic Bilbao che non ha iniziato bene la stagione, però sta piano piano risalendo la classifica. Due squadre, a mio parere, sullo stesso livello, pronostichiamo anche qui un X al Riazor. Bene, io già immagino a Strike che stanno segnando tutti i tuoi pronostici perché chissà se la dea bendata bissa, no? Per gli altri, ovviamente. Vagli a giocare anche tu questa domenica. Non usciranno, dici se li No, gioco. secondo me Andiamo avanti perché abbiamo anche altre schermate di Valerio Di Fonso. Eccolo qui, io l'avevo, non l'ho anticipato, però avevo anticipato che poi ci davi questa chicca. 2-2 Valerio, Inter-Juventus. Secondo me sì, l'Inter, bisogna dirlo, rispetto all'inizio della stagione ha fatto qualche passo indietro, sia sulle prestazioni, sul piano delle prestazioni del gioco, sia su quello del risultato. La Juve si è un po' ritrovata, soprattutto in Europa sta facendo bene, ma in campionato continua a faticare. Certo, ha vinto contro il Bologna in casa e quindi magari ha ripreso morale. Bisogna vedere se rientrano Pogba e Morata, però mi sembra una partita equilibrata e mi sembra che a San Siro finirà 2-2. Beh certo, la Juventus non è quella di 2 o 3 giornate fa, insomma, ci sono stati dei progressi. L'Inter ora deve consolidare questo avvio brillante per quanto riguarda la matematica, salvo qualche intoppo nelle ultime giornate, quindi il pareggio sarebbe il risultato più auspicabile per chi non tifa né Inter né Juventus. Eh sì. Derby d'Italia poi si deve vincere come un derby, no? Sì, Lo diciamo ragione. sempre. Vabbè, Valerio dice 2-2, non so se abbiamo anche i marcatori per questa. Sì, Eccoli qui, eccoli qui. abbiamo Piniglia contro il Carpi che dovrebbe andare a segno, visto che rientrerà dopo un infortunio. Abbiamo Eder che giocherà contro il Frosinone e anche per lui si prospetta il gol. E poi Salah in casa contro l'Empoli, dovrebbe andare a rete. Benissimo, allora prima di cedere la parola al nostro Claudio, concentriamoci ancora su Inter-Juventus per ascoltare le opinioni dei cittadini, dei tifosi, pochi ma buoni. Sentiamo. Tu come finirà secondo lei? Quindi la Juventus 2-1. Secondo me Juventus fa 2-0. Secondo me sta vincendo l'Inter, sta vincendo. Ce la può fare? Chi? L'Inter. E come ce la fa? Gioco dentro casa.
Ma nella partita tra Inter e Juve sicuramente la Juve riuscirà a portare a casa un risultato positivo, proprio perché nell'ultimo periodo sembra che abbia ingranato la marcia giusta, al contrario dell'Inter che mostra ancora qualche perplessità, come è venuto domenica contro la Sampdoria, dove è riuscita a concludere il match con un pareggio insoddisfacente. Quindi nella partita di domenica 18 sicuramente ne vedremo delle belle, insomma. Bene, sono anche preparati, come abbiamo visto i nostri intervistati, che vogliono davvero anche fare la loro figura, però abbiamo sentito che Inter, Juventus, quindi c'è un po' di divisione. Certo, tutti hanno sottolineato che la Juventus ha ingranato un'altra marcia. Claudio, tu che dici? La prima cosa da dire è finalmente Andrea al sondaggio ha incontrato anche qualche interista, perché solito incontravi solo juventini. Però noi l'abbiamo detto, cercate di uscire quando Andrea va in giro verso il mondo. Il cambio di passo dell'Inter ha portato più sommessi interisti a uscire. Spero che continuino ad uscire fino alla fine del campionato. E niente, il derby d'Italia, cosa dire, parla da solo. È la squadra, è l'incontro più giocato nel campionato italiano delle squadre classiche. Che ne dica Galliani, il derby d'Italia, come abbiamo detto, è un punto interrogativo. Certo, io avevo detto agli amici dell'Inter che non andavo a San Siro e partivamo con 1-0. Però poi ho letto il giornale stamattina e mi hanno detto che Toir sarà a San Siro 1-1. Benissimo, quindi tant'è che poi dici gol per Inter-Juventus. Esatto, bravo, quindi, bravo. Sono state queste ultime notizie. No, anche se c'è stata una strategia giornalistica negli ultimi 15 giorni dicendo che Morata, Pogba non giocavano, le solite tattiche. Certo. Fanno, però a me risulta che hanno telefonato anche a Pirlo e Tevez per farli giocare domenica, ma hanno detto di no, sono impegnati. Hanno altri impegni. All'Ex Po, proprio. Dove siamo stati? Va bene, allora ci arriveremo, cominciamo con Roma-Empoli, prima partita nelle scommesse di Claudio. Sì, riparte la Serie A dopo la sosta della Nazionale, per fortuna ci siamo qualificati. Ho messo 1 alla Roma, anche se l'anno scorso finì 1-1, Maicon e Maccarone furono i marcatori. La Roma viene da un bellissimo risultato a Palermo 2-4 e l'Empoli vittorioso anche lei sul Sassuolo per 1-0. Però dico, la Roma quando gioca in casa, se vuole essere protagonista in questo campionato, non può non vincere. Oh, Carpi in ripresa, però per l'Atalanta forse non sarà tanto difficile. Beh, anche questa per il Carpi è una sfida inedita, come lo saranno chiaramente tutte fino al girone di andata, visto che è la prima volta che gioca in Serie A. Viene da una bellissima vittoria di prestigio sul Torino di mister Sannino, e diciamo che a Bergamo se la può giocare. Anche l'Atalanta viene comunque da una brutta sconfitta a Firenze per 3-0, ho messo over 1,5, minimo 2 gol. Eccolo l'altro match di spessore. Eh sì, questa è una delle due. È una delle due gare di cartello, come dici. Gioca il miglior attacco, quello del Napoli, con la miglior difesa. Io ho visto la Fiorentina, una squadra molto organizzata. Banti sarà l'arbitro di questa gara. L'ultima volta fu un 3-0 per il Napoli, però io questa volta non è la Fiorentina dell'anno scorso, la vedo ancora più quadrata e ho messo over 2-5 perché prevedo una partita aperta. Bene, allora non da Milano ma da Via Istria, Claudio vederà Inter-Juventus, per non sbagliare, gol. Ho messo gol e spero che sia una bella gara. La cosa più importante non sono le formazioni ma è l'arbitro, che è Valeri. Perché tu sai benissimo, caro Valerio. Quando gioca Inter-Juve l'arbitro è la prima cosa che si deve vedere. Certo. Però mi hanno detto che è un arbitro serio, ho messo gol, mi aspetto allora, sia gol mio, sia 2-2 di Valerio, e li prendiamo tutti e due i pronostici. Se è un arbitro serio l'Inter ce la può fare, sto scherzando. Allora, l'Udinese adesso c'è? Sì, noi stavamo parlando di derby e questo di Verona-Udinese, derby del Triveneto, così. L'anno scorso fu decisa dal gol di Natale, 0-1, messo gol per quel Verona, non scordiamo, ha sempre il capocannoniere Toni dell'anno scorso. Sì. Va bene, allora cambiamo un attimo un volo anche qui, no? Ideale, lasciamo l'Italia, Paris Saint-Germain in trasferta. Sì, ho messo 2, c'è poco da dire, qui se il Paris Saint-Germain vuole fare l'accoppiata, come dice, campionato e Champions, deve andare a vincere sul campo di Bastia, e ho messo 2 fisso. Saint-Étienne, Claudio. Sì, 1 al Saint-Étienne perché è un'ottima squadra in casa. L'Ajaccio sicuramente, molto probabilmente lotterà per la salvezza,
1 al Saint-Étienne. Bene, unione di intenti fra Claudio e Valerio su Chelsea, che deve vincere. Però c'è da dire che nessuno poteva sicuramente immaginare, sì, il cammino del Chelsea, e quindi ultimo, Andrea. Sì. Ha perso già 4 gare, e sicuramente non può continuare a sbagliare, mentre l'Aston Villa è terz'ultimo, ha vinto una sola partita, ammetto uno anche per José Mourinho, che non può perdersi tutta questa carriera che c'ha dietro le spalle. Quello in un campionato brillante, sia in Inghilterra che in Italia. Beh, ma è giusto riconoscere, come dire, i fatti, gli eventi, esatto, le vittorie danno ragione. Più delle parole. Doppia chance al Crystal Palace. Sì, ho messo 1-2, perché sembra il Crystal Palace è una squadra che non vede il pareggio, 5 vittorie e 3 partite perse. È ottimo anche il campionato del West Ham, che ha un solo punto dal Crystal Palace. 1-2. Oh, c'è questa trasferta interessante anche del Manchester. Sì, ma con l'Everton, che ha perso una sola volta, che è una bellissima squadra. Ed è molto delicata. Ho messo minimo 2 gol perché, appunto, dicevo, ha perso una sola volta. È vero che il Manchester è terzo, ma ha perso 2 volte. Ed è una squadra a cui manca la continuità. Io l'ho vista giocare 2-3 volte. Sì. Sembra perdersi delle gare, tanto è vero che ha perso 2 volte, l'Everton ha perso una volta sola. Dunque non è una squadra, magari, che la vedo al titolo in Inghilterra. Insomma, dovrà faticare. Dovrà faticare molto, sì. Stiamo parlando del Manchester United, perché sì. Adesso parliamo invece del Manchester City con il Bournemouth. Ho messo 1 perché anche qui ha vinto 6 partite, ne ha perse 2. Sembra che anche il Manchester City non conosca l'X, però è una squadra che segna molto. Sest'ultimo è pari al Chelsea, e la squadra invece del Bournemouth. Ho messo 1 perché con l'attacco che c'è il Manchester City, se vuol continuare a essere primo, ci crediamo. 1. Speriamo che l'X non arrivi proprio adesso, che tu hai esatto. Non hanno pareggiato fino adesso, speriamo che continui. No. Allora, un grande augurio a Claudio, perché forse speriamo che questa giornata sia lui a indovinare, sì, tutte, è vero? Sì. E poi condition devi essere tu. Se riuscirà a vincere, anche se le squadre sono tante, io gioco sempre poi, tante squadre, poi anche le partite di cartello non scegliere. Sono a favore, perché sono scommesse delicate, coraggiose. È molto difficile. Se riuscirò a indovinare, usciremo insieme, Valerio, sul mondo. Vediamo un po'. Tutti e tre. Allora, io chiuderei con un doveroso accenno alla nazionale qualificata per Euro 2016. Come l'hai vista in campo in queste due tornate? Vediamo che Conte mantiene lo spirito di gruppo. Sì, abbiamo visto due partite dove la squadra è quadrata, è solida, rischia poco. Non c'è ancora il bel calcio, non c'è mai stato nell'Italia. Però c'è da dire che Conte sta confermando quello che disse appena presa la nazionale: non guarda i nomi, gioca con i giocatori che sono più in forma, giovani, che fino adesso magari non avevano trovato spazio. È una squadra, come dicevi, abbastanza quadrata. Speriamo che continui su questo entusiasmo, che ci credono, perché l'europeo è molto molto difficile. E poi sono contento per Pelé, perché è un giocatore che ha fatto molta gavetta, ha sempre lottato per arrivare in nazionale, sto lasciando un po' da parte per troppo tempo, e quindi si è meritato la maglia azzurra e si sta togliendo belle soddisfazioni. Va bene, allora auguri alla nazionale, noi siamo ai saluti finali, grazie Valerio Di Fonso, grazie a voi, grazie a Claudio Pacelli, grazie Andrea. Attendiamo con ansia l'arrivo di domenica sera per conoscere l'esito, che sarà prontamente commentato la prossima settimana. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a giovedì prossimo.